Rieccoci qua, ragazzi. Allora, ma non mi ero accorta che ci fosse questo qua da bruciare. Allora, eravamo arrivati da lì, ok. Quindi proseguiamo. Vediamo queste frecce se le posso prendere. Bene. Va bene. Ma se io adesso ne faccio fuori uno, sicuramente me li trovo addosso tutti. Non posso attirarli magari uno alla volta. Sono un sacco, sono. Allora, proviamo a fare silenziosamente così. Sì, proprio. Qualcosa mi dice che tra poco me li trovo tutti addosso. Sono scappati, scusate. Vabbè. Abbastanza inquietante sta cosa. Minchia, che ansia. Anche sta parte vagamente me la ricordo, eh. Cazzo, è uscito sto stronzo. Ma questi qua ci danno qualcosa? Di materiale? No, neanche i materiali ci danno sti cosi qua. Piacerebbe? E dai, piglia ste frecce. Ah, lì c'è una porta. Qui cosa c'è? Vediamo prima. Ah, qua siamo tornati dove eravamo prima, ok.
Ma scusate, io... Ah, non abbiamo il fucile a pompa. Però possiamo utilizzare questo che è. Pensavo di poter far saltare in aria la porta. Devo sempre farla saltare in aria, ma... Mi devo arrangiare in un altro modo, a quanto pare. Cazzo è andato l'altro? Vabbè, finché non torna a rompere le balle. Penso io. Cazzo. Ho sbagliato frecce. Merda. Sapevo io. Però se faccio saltare lì il gas, comunque... No, nell'occhio, porca miseria. Se è rotta, la lasciamo al prossimo turno? Ehi, non metterci troppo. Voglio finire la partita. Sì. E se i miscredenti capissero come infiammare quella roba? Ok. Cazzo, ok. Odio quel posto. Senti, vado io. Tu resta qui. Grazie, fratello. Quello stava pisciando in tutto ciò, non me ne ero accorta, infatti mi sembrava in una posizione strana prima. Sta attento, così muovi tutto. Calmati, tanto perdi lo stesso. Vabbè, aspettiamo un attimo, vediamo di capire penso io. Se c'è un modo più... più comodo. Lì potrei far saltare il gas, fondamentalmente. Magari non dare nell'occhio? No, ma non me lo prende neanche il gas, mi sa da far saltare. Ah no, sì, me lo prende. Facciamo così. Prima ho sbagliato, mi sa perché ho usato... Ok. Prima avevo usato per sbaglio le frecce infuocate. Probabilmente ho dato nell'occhio per quello. Alicia, tesoro, ti scrivo a malincuore, ma forse non avrò altre occasioni per farlo. La tua mamma è finita nei pasticci e potrebbe star via per molto tempo. Non so quando o se leggerai queste parole, ma sappi che io ho lottato per te. Tutto ciò che ho fatto nella mia vita è stato per il tuo bene. Tutto il tempo lontana da te, tutti i soldi che ho messo da parte, tutti i sacrifici. Perdonami se sarai costretta a vivere senza la tua mamma. Se non dovessi mai tornare, cerca Conrad Roth. Non lo conosci, ma è l'uomo migliore che abbia mai incontrato.
Lui è tuo padre. Avete gli stessi occhi. Sei la luce della mia vita e ti adoro più di ogni altra cosa. Ma scusate, ma prima gli altri da dove cazzarola sono usciti? Ah, da lì sopra. Ma io non ci posso andare? Adesso se... Ah, ok. Che se faccio saltare lì, senza aver fatto fuori gli altri, faccio un casino. Saltati fuori dal nulla quelli lì, a quanto pare. Allora, ma scusa, ah già, perché ovviamente non ho più le altre armi. Qua tanto mi sa che non c'era più niente da fare, infatti. Qua neanche costumi. Vabbè, possiamo fare niente praticamente ora. Benissimo. Allora, prendiamo prima questo. Credo che sia di inizio 700. I ventagli di seta neri venivano usati nei riti funebri dei più nobili dignitari. Ma io voglio salire più in alto. Essere sicuri, controlliamo la fossa. Ehi, che succede laggiù? Ehi, ci ha mandati Nikolai. Ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'hanno detto dei tutori, non lui di persona. Vuole uno dei prigionieri, l'ultimo arrivato. Va bene, sono tutti lì? Lui. Poi lo porteremo da Nikolai insieme. Ok, fuori dalle balle, ora. Vediamo prima se c'è qualcosa qua. Allora no, dobbiamo salire dopo, mi sa. Quindi andiamo prima a vedere cosa c'è di interessante qua sotto. Momenti, mi ammazzo. Ok, ora risaliamo. Ma in tutto ciò dove sarà finita Sam? Aiuto! Come cazzo ha fatto a vedermi questo? Cioè vabbè dai, io c'ho solo l'arco, però sei stronzo. Vabbè, grazie al cazzo.
Andate a fanculo, cioè mitragliarmi, io c'ho solo l'arco. Che tra l'altro, boh, le frecce infuocate funzionano quando cacchio vogliono loro. Sì, vabbò. Noi siamo i tuoi figli. Attendiamo il giorno. Risplendi su di noi. Mostraci la via. Ora siete soli, fratelli. Innalzate la vostra voce in lode della regina del sole. Quanti sono? Vabbè, minchia, adesso se ne colpisco uno me li trovo addosso di nuovo tutti. Ma questo è Gnucco! Occhi aperti! Oh, aiuto! Spara addosso! Ah, tanto semplice! E io che mi stavo preoccupando su come fare. Allora, di qua si passa. Vediamo... Perché io voglio ispezionare un po' tutto, quindi... Un ventaglio realizzato per un'occasione speciale. Forse un matrimonio. Bello questo. Sembra molto recente. Allora, di lì penso che dovremmo andare dopo. Qua non c'è niente? No. Allora possiamo salire. Sbagliato. Proviamo a darli adesso. Ok. Qualcosa mi dice che dovremmo correre. E te pareva, quando mai? Continua pure, stronzo. Appena esco da qui ti picco quelle frecce su per il culo. Grandissima. L'avete sentita? Ehi, vedi di piantarla. Stiamo lavorando. Pezzo di idiota. Tutto questo mi sembra eccessivo. Dopo la fuga del vecchio, non vogliono correre rischi. Servono rinforzi! Ma come cazzo mi hanno vista, sti figli di Androcchia? Cazzo! Bene, fratelli, sistemata! Grazie! Grazie al cazzo, dammi un po' la tua arma che vi faccio vedere io. Continua pure, stronzo! Appena
esco da qui ti ficco quelle frecce su per il culo. Anch'io. L'avete sentita? Ehi. Che io adesso te le ficco subito. Stiamo lavorando. Ci penso io, penso non ti preoccupare. Tutto questo mi sembra eccessivo. Dopo la fuga del vecchio, non vogliono correre rischi. Ma... questi nuovi hanno portato solo guai. Dovremmo buttarli agli ioni. Allora, secondo te che succederà? La regina del sole finalmente ci libererà dall'isola. Quindi è tutto vero? Lei esiste davvero? Certo. E nessuno potrà fermarci. È incredibile. Abbiamo aspettato tanto. Cambierà tutto, fratello. Vedrai. Mi serve aiuto! Al riparo! Ah, ho lasciato in vita proprio lo stronzo con le bombe. Toh, piglia fuoco. Vabbè, ragazzi, si mette in pausa da solo. Cioè, ormai... l'ho detto anche negli altri video. Ci avete fatto l'abitudine. Devo capire come mai. Ancora non sono riuscita a capirlo. Oh, merda. Cosa? Dai, su. Vieni fuori, toh. Ah, ce n'è un altro, lì è sempre lo stesso. Sì! Che storia incredibile, Lara! Sì! Come hai fatto ad arrivare qui? Mi hanno aiutata, Grim? Sì. Non ce l'ha fatta. Merda. Ho sempre pensato fosse immortale. Se n'è andato alla grande. Sono qui solo grazie a lui. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato alle stanze. Già, è vero, Sam? Forse è passato direttamente in prima classe. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Mi inventerò qualcosa. Bene, proviamo a muoverla un po'. Ok, dobbiamo farli uscire. Ok, pronti. Saltiamo. È inutile, Reyes. Allora, lì dopo devo aprire, ok. Saltiamo. Per ora... no, merda. Lara, quest'isola è un covo di matti. Ma dov'è finito quell'altro stronzo? La regina del sole, qua. L'antica sovrana di Yamatai. Scherzi. Vuoi dire... questa è Yamatai? Sì, così sembra. Beh, è già qualcosa. Siamo partiti per questo. Beh, no? Non c'è niente da recuperare. Possiamo andare a tirarli fuori. Scusa se non salto di gioia. Sam c'entra qualcosa. Per il loro capo è una specie di chiave. Grandioso. Hanno anche un loro Charles Manson? Un certo Matthias. Dobbiamo provare. Una cosa alla volta. Prima usciamo da questo inferno. Non è che li faccio saltare per aria? Tenetevi wow! Qui sta crollando tutto. Il pavimento inizia a deformarsi. Non pensarci, Lara. Tiraci fuori da qui. Continua così. Salta. Teniamo ferma la gabbia. Per fortuna c'è ancora il piede. Ok, e adesso? L'altro contrappeso è fissato laggiù. Ma il contrappeso è mica quello? Qualcosa che non mi torna. Ah, forse devo fare prima così, poi così. Tengo io. Grazie, Dami. C'è mancato poco. Ma si mette male. Aggrappatevi a qualcosa. Ah, il pavimento è andato. Ragazzi, guardate giù. Il pavimento è crollato. Dobbiamo uscire da qui. Ah!
Beh, siamo fottuti. Lara, attenta là fuori. Occhio ai piedi, qui crolla tutto. Ma fino lì non ci arrivo, mi sa. No! Ma io volevo mettermi sopra con loro e far esplodere, vabbè. A quanto pare no. Ragazzi, non mettete ansia, ok? Che sennò vi lascio lì. Fatemi pensare. Ah, fatto prima che voi finiste di parlare. Grazie. Oh, c'è mancato il suo. Lara, di qua c'è una via d'uscita. Ok, andate. Io penso a Sam e Whitman. Bravi, arrostitevi tutti, stronzi. Bella, bella, materiali per me. Gratuitamente. Ah, fantastico. No, quello non posso prendere la roba. Dai, oh. Non si scappa. L'ho sentito in giapponese prima che l'aereo si schiantasse. Lo stesso rito della tomba di Nico. Perché a Mattia si interessa tanto? Situazione, mi devono rompere i coglioni. Andate a fanculo. E spostati. Ancora vivo, eh. Ah, ma perché non sto usando quelle...
fuoco, ma... Ecco, bravo, ricarica. Toh, mi crepa pure. Pure tu. Ma te affanculo. No. Dove cacchio vado? No, dovevo prendere, vabbè, fa niente. Sei viva! Anche tu? Allora, stai bene? Che ti è successo? Beh, quando hanno capito che sono innocuo, mi hanno lasciato praticamente libero. Lo sai che hanno preso gli altri? Sì, sì, Sam è là dentro, ma senza un'arma non posso liberarla. Lara, i Solari sono un eccezionale caso antropologico. Sono pazzi assassini, Whitman. Salviamo Sam e andiamocene! Oh, certo, certo. Io sorveglio qui. E chiamami quando possiamo andare. Ah, beh, coraggioso! Ah, ok, non un'altra parte che mi ricordo. Sei stata scelta, Samantha. È un grande onore per te, per noi tutti. Alcuni iniziavano a dubitare della tua esistenza. Invece eccoti qui. Ascolta, tu pensi che io sia speciale, ma ti sbagli. Io non voglio essere scelta. Non si tratta di ciò che vuoi. Importa solo ciò che sei. Nelle tue vene scorre il sangue di Himiko. Tu dovresti saperlo, Samantha. Tu sei pazzo, Mattias. Perché lo fai? Cerchi una logica e una ragione dove non c'è. In passato ho compiuto lo stesso sbaglio, quando pensavo che navi o aerei potessero trarci in salvo. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Da anni attendo questo momento. Ho sacrificato tutto. Pensi che non abbia provato a scappare da quest'isola? Siamo tutti prigionieri. Ma tu, Samantha, hai il potere di far sorgere una nuova alba. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Gli incendi dilagano. E quell'altra è sparita. Ci penserò io. Dimitri! Occupati di lei. Lara! Oddio, sei proprio tu! Ma non urlare, cosa cazzo! Pensavo di avere le allucinazioni! Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene, sì. Le mie armi. Come facciamo a scappare da qui? Dobbiamo andarci prima ora. Che torni. Whitman! Whitman! Dove si è cacciato? Via, Lara, scappate! Prendetele! Scappate! Presto, alla sala del trono! Io trovo un'altra strada! E alla fine tocca sempre a noi risolvere le situazioni comunque. Figli di puttana. Cioè, io mi chiedo come fanno ad ammazzarci così facilmente. Quando ho cercato di potenziare tutte le cose. Cioè, allora che cazzo serve? Ma quello è immortale, cioè. Wow. Avanti!
cazzo di bombe! Sta ricaricando! Voglio vederti il Ma il pompa ce l'ho! Ah, ma vaffanculo! Dai, dai, vieni qua! Che adesso... Ma cos'è che è saltato in aria? Cioè, ma ragazzi, ma io veramente non capisco. Devo essere sincera. Non sto capendo come stiamo facendo a morire così. Cioè, non me ne capacito, sinceramente. La roba può esplodere, non riesco a capire cos'è che può esplodere, sinceramente. Ancora. Vabbè, ragazzi, questo deve essere un difetto del gioco, perché si apre da solo il menu, va bene. Finiti? Oh. Oh cazzo. Andate subito a cercarla. Non rivoglio quelli di prima. Ma porca miseria. Grazie, non c'ho più colpi di quello io. Dai, venite fuori. Se finisco i colpi di pistola. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma io voglio delle armi decenti. Qua mi dà le frecce. Eccoli qua dove erano i colpi, vaffan bagno.
bravi, venite qua, ho finito i colpi. Trovate la prescelta! L'altra è mia! Cazzo! Alle spalle. Vieni fuori! Hai finito di nasconderti. Adesso ti faccio a pezzi! Oh, merda! Bello, il lanciagranate ci piace. Possiamo fare un po' di casino. Ah, ok. Sì! Scappate, bastardi! Vi sistemo tutti! Bella Lara, così cazzuta ci piace. Venite fuori, stronzi. Sì, però, Lara, fai la cazzuta, poi fai sti versi ogni volta. Cazzo, non ci arrivo fino lì sopra? Forse da qua ci arrivo, vediamo. Vaffanculo, bastardo! No, ma quante cazzo di vite c'hai, bastardo? Tutti!
Quindi ce ne sono altri? Oh, ci abbiamo un po' di cosine. Allora, vediamo. Io voglio... voglio fare un po' di resistenza come potenziamento, perché ci danno due colpi e ci tirano giù. Contrattacco e schivata. Schiva un attacco e conficca una freccia nella gamba del nemico per azzopparlo e renderlo vulnerabile a un colpo letale. Questo mi piace. Allora, premi cerchio per schivare, poi triangolo al momento giusto per stordire i nemici conficcandogli una freccia nella gamba. Bello, questo mi piace. Almeno, diciamo, anche nel corpo a corpo possiamo fare qualcosa. Ora, attrezzatura. Andiamo a potenziare un po' la pistola. Allora, fuoco a raffica. Aggiunge una modalità di fuoco alternativa a tre colpi. Premi R1 per attivarla. Sì, dai, proviamo questa. Perché poi fondamentalmente ci troviamo spesso a dover utilizzare la pistola, quindi ci può sempre fare comodo. Questo cos'è? Freno di bocca. Aumenta la precisione dei colpi per incrementare i danni inflitti. Fuoco rapido. Aumenta la cadenza di fuoco modificando il grilletto dell'arma. Dai, facciamo questo. Abbiamo potenziato un po' la pistola e possiamo fare anche questo. Facciamoli tutti e due, dai. Ok, almeno siamo a posto con i potenziamenti disponibili per la pistola. Bene ragazzi, io direi che questo video verrà già bello lunghino, quindi direi di fermarci qui anche per oggi. Adesso vedrò, magari continuerò, quindi registrerò un altro video e poi vedrò se caricarli insieme o meno, dipende quanto tempo ci mette. Quindi niente, vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi.